la posta del futuro. Non provate a regolare l'immagine. State per entrare in un'altra dimensione. Una dimensione di visioni, di suoni e di lasagne. Una dimensione conosciuta come la zona Garfi. Oh oh, sembra proprio che stia per iniziare un altro di quegli episodi fuori di testa. Questa casa piuttosto ordinaria, in un quartiere piuttosto ordinario, appartiene a John Harbacle, che è, strano a dirsi, piuttosto ordinario. E questa creatura piuttosto in sovrappeso è il gatto di John Harbacle, Garfield, e tra breve causerà distruzione e terrore. Traduzione? Sto aspettando l'arrivo del postino. Dovresti controllare l'olio più spesso, sei appena un quarto. Ora basta, io me ne torno a casa. Quindi non hai più bisogno del tuo pranzo al sacco, vero? A te di fegato. La mattina seguente, il destino arriva all'alba. John, la porta! John Harbacle, sono il professor Bonkers, capo della divisione ricerche quasi scientifiche degli uffici postali. Lei e il suo gatto dovete venire con noi. E se non volessimo seguirvi? Vi abbiamo portati qui per correggere una situazione divenuta intollerabile e che deve essere cambiata subito. Non si può accettare che gli animali domestici terrorizzino i nostri postini. Ah, è per quello. Ehi, c'è qualcosa di commestibile. Signor Harbacle, lei è stato selezionato per partecipare a un esperimento che rivoluzionerà la consegna della posta moderna. Questa è la posta che le dovevamo consegnare stamattina. Quello che farò è demolecolarizzarla. Oh, ehi, la mia posta! C'era anche una lettera di mia madre. La sua posta, signor Harbacle. Osservate, quello che vedrete è il modo migliore di molestare il posto. Che è successo? Mancato. Questo che cos'è? Da oggi in poi la sua posta le sarà consegnata da un postino olografico. Eccolo. Un postino olografico? Un'immagine tridimensionale che consegna una corrispondenza digitalizzata. Abbiamo dovuto trovare un modo di difendere il nostro postino dalle creature come il suo gatto. Le auguro una buona giornata, signor Harbacle. Devo assolutamente provarci di nuovo. Ma è terribile. Che mi posso inventare? Eh? Ho capito che cosa fare. Mangerò un altro taco. Ehi! Troppo tardi. E così il gatto si leccò anche il piatto. Ma non si accorse che una piccola goccia di salsa dei taco cadde da un suo baffo all'interno del computer centrale di controllo, causando un cortocircuito e la riprogrammazione, per cui il cyberpostino non avrebbe più consegnato la posta del giorno corrente, ma quella del giorno dopo. Spiacente, gatti. Mi dispiace, cani. Non riuscirete mai più a prendere di mira questo postino. E vale soprattutto per Garfield. Buongiorno, signor Harbacle. La sua posta. Grazie. Ah, un momento. Devo anche consegnarle il suo giornale del mattino. Buona giornata! È proprio là fuori e si prende gioco di me. Che cosa strana. In questo giornale ci sono i numeri vincenti della lotteria.
Io sapevo che l'estrazione veniva fatta stasera. Questo è ancora più strano. Qui sopra non è segnata la data di oggi, ma quella di domani. Quel pomeriggio John comprò un biglietto della lotteria. I numeri nel quotidiano erano 1, 7, 23, 30, 40, 41, numero bonus 21. Ecco a voi i numeri del biglietto vincente della lotteria. La combinazione vincente è questa: 1, 7, 23, 30, 40 e 41. Il numero bonus è 21. Sì! Ho tutti i numeri! Sono ricco! Sono ricco spuntato! Dici di unirsi a lui, Holly. E devo tutto all'aver ricevuto chissà come il giornale di domani. Ehi, chissà se domani mi consegneranno il giornale di dopodomani. E come poi risultò, è proprio questo che avvenne. Ecco a lei, signor Arbuckle. Sì! E così ogni giorno John comprò un nuovo biglietto della lotteria. 3, 13, 22, 31, 41, 42, numero bonus 11. E poi ogni sera vinceva. La combinazione è 3, 13, 22, 31, 41, 42, numero bonus 11. Un altro milione di dollari. Forse mi prenderò un giorno di vacanza dalla lotteria. Ripensandoci bene, ho cambiato idea. Quei soldi possono servirmi. In breve, tutti seppero di questa sua incredibile fortuna. Signor Arbuckle, ha vinto la lotteria per ben 42 volte di seguito. Ci spiega tutta questa sua fortuna? No, credo di essere solo bravo a indovinare. Beh, immagino che ora affiderà il suo denaro ad un famoso esperto in investimenti come Bernie Scamberi, che lo triplicherà, dico bene? Ma per ora compro cibo per il mio gatto, non ho pensato a cosa farci. Ehi, mi potrebbe ripetere quel nome? Triplicherà il mio denaro? Un'ora più tardi, John Arbuckle era nell'ufficio del rinomato consulente finanziario Bernie Scamberi. Ecco qui, signor Scamberi, un assegno certificato di tutto quello che ho vinto. Bene, mi prenderò cura io dei suoi soldi. Questo è un grave errore. Sì, io li avrei usati per comprare tutti i ristoranti italiani della città. E con il resto mi sarei comprato un piccolo chiosco per gli hot dog. Stia sicuro che non se ne pentirà, signor Arbuckle. Io trasformo tutti i milionari in miliardari e tutti i miliardari in triliardari. Grazie, Bernie. So che mi posso fidare di te. Grazie ancora. Oh, sembra che pioverà. Pensi che stia per piovere, Garfield? Ora controllo. Guardo nel giornale di domani e vedo se oggi ha piovuto. Dice che oggi era nuvoloso, ma che non ha piovuto. Vedi? Lo dice proprio qui, sotto la foto di Bernie. Oh, Bernie! Le autorità riferiscono che il consulente finanziario Bernie Scamberi sia fuggito in Brasile con tutti i milioni dei suoi clienti. Oh. È sparito! E con lui anche i tuoi soldi. E dalla finestra riuscirono quasi a sentirlo dire... Quando arrivo in Brasile, vi mando una cartolina con la foto dei vostri soldi! Oh, sembra che Bernie sia scappato con tutti i soldi. Beh, non è poi così grave. Finché riceverò il giornale del futuro, potrò vincere la lotteria e rifarmi della perdita. Ehi, oggi non ho comprato il biglietto della lotteria. Vediamo quali sono i numeri vincenti. Ehi, leggi quello. Che c'è di così importante, Garfield? Una misteriosa esplosione distrugge il laboratorio scientifico delle poste. Ehi, è il posto dove ci hanno portato. Mi dispiace molto, ma io non... Arbuckle e il suo gatto corsero al laboratorio. Le loro intenzioni erano buone, ma non avevano capito una cosa. Il futuro non si può cambiare. C'è qualcosa che non va nel nucleo centrale del digitalizzatore di postini. Sembra che ci sia stato un cortocircuito. Ma come può essere accaduto? È impossibile. A meno che qualcuno non ci abbia gettato della salsa per taco. Ragazzi, coraggio!
è l'ufficio postale. Nessuno sa che vuol dire fare in fretta. Sento puzza di fumo. Per caso c'è il rischio che possa esplodere? Nella maniera più assoluta. E su questo mi ci gioco la mia reputazione. Questo laboratorio sta per esplodere. Ovviamente non mi ci giocherei mai la mia vita. Restavano soltanto pochi istanti. Beh, addio al mio progetto del cyberpostino. Ci vorranno anni prima di poterlo ripristinare. E quindi non mi verrà mai più consegnato il quotidiano del giorno dopo? Ma questa non è certo la parte peggiore. No, la parte peggiore della storia fu che Herman Post, corriere dell'ufficio postale, dovette tornare a distribuire la posta alla maniera tradizionale. Ce l'ho fatta! Ho consegnato la posta senza incontrare quel dannato gatto. Ecco che cosa ti meriti perché consegni sempre soltanto bollette e multe. No! No! Vi abbiamo presentato il caso di un postino il quale credeva che la scienza lo avrebbe proiettato in un futuro senza gatti. Ma avrebbe dovuto sapere che non c'è alcuna possibilità di fuga dalla zona Garfield. Ve l'ho detto che sarebbe stato un altro di quegli episodi fuori di testa. Lavori in campagna. Torna subito qui! Andremo tutti nella fattoria di mio fratello. Fine discussione! Discussione. È una crudeltà per un gatto. Mandami in prigione. Chiudimi un mese in una stanza con Herman. Ma non farmi passare il fine settimana in campagna. Mio fratello ci sta aspettando. No, no! Un weekend in fattoria, no! Va bene tutto tranne questa tortura! No, nessuna pizzeria, niente TV! Nessuna pizzeria, niente TV! Si possono soltanto guardare le buche che ruppano. Ho detto a dottorino che lo aiuteremo a fare dei lavoretti. Lavoretti? È un'altra cosa. Hanno dei galli che ci svegliano appena sorge il sole. Oh, un momento, devo chiudere la macchina. Ti sei davvero liberato della tua TV, dottorino? Non si riesce a star dietro alla fattoria se si guarda la TV. E non chiamarmi più dottorino. Dottorino? Dottorino! Non mi importa se Garfield odia il lavoro. Quando si va in campagna, tutti devono dare il loro contributo. Allora, dimmi, che cosa sa fare? Mangiare lasagne, dormire e mangiare altre lasagne. Potrai sentire soltanto il suono della mia voce. Se mi hai capito, rispondi muu! No, questo è il dottor Whipple. L'ho assunto per... come l'ha chiamata, dottore? Mesmerizzazione bovina subliminale. Per indurre un più alto contenuto di saccarosio nella produzione del latte. Sì, sto ipnotizzando tutte le sue mucche, così produrranno latte più dolce. Dico bene, mucca? È solo questione di indurre la giusta dose di suggestione nella mente animale delle mucche. In questo modo indurrò un mutamento del comportamento. Mutamento del comportamento? Dottore, può funzionare anche su un gatto? Magari per renderlo felice di lavorare in una fattoria?
Un gatto in fattoria. Ma non vedo perché no. Hai capito che cosa vogliono farmi fare, Odi? Lavoro! I gatti non fanno sforzi fisici. Per quello hanno inventato gli uomini. Non potrei essere più infelice. Garfield, abbiamo una piccola sorpresa tutta per te. Stavo pensando, sappiamo quanto tu ami guardare la televisione. TV! Mi piace quasi come la cucina italiana. Bene, il nostro amico, il dottor Whipple, ha una televisione speciale tutta per te. Vogliono cercare di ipnotizzarmi, ma non funzionerà. Sono troppo intelligente per essere... Si addormenta facile. Garfield che dorme. Sai che novità? Garfield, tu non sei un gatto. Tu sei... una scimmia! Riuscite a crederci, ragazzi? Vogliono che diventi una scimmia. Sta scappando via! Fermiamolo! Dottor Whipple, deve convincerlo di nuovo di essere un gatto. Ne sei sicuro, John? Le banane costano molto meno delle lasagne. Hai ragione, Odi. Dottor Whipple. Garfield, adesso tu non sei più una scimmia. Ehi, lui pensa davvero di potermi trasformare in una scimmia. Io... Sono molto dispiaciuto, Garfield, ma hai superato il test. Oh, sì. Quindi adesso potrai sentire solo il suono della mia voce e mi obbedirai. Se mi hai capito, rispondi miau. Miau. Molto bene. Quando sentirai il suono di questa trombetta, Garfield, ti trasformerai nel più entusiasta e instancabile bracciante del mondo intero. Io... adorerò l'agricoltura. E quando lo sentirai di nuovo, non amerai più l'agricoltura. Io non amerò l'agricoltura. Mi state soltanto facendo perdere tempo. Tempo che potrei impiegare per fare cose molto importanti, tipo dormire. Lavoro. Devo sbrigare molte faccende. Prima raccolgo il fieno. Poi spacco la legna per il camino. E poi raccolgo le uova. Sembrate stupiti. E come? Ho visto dei dischi volanti. Ho visto anche il mostro di Loch Ness. Ma non avrei mai pensato di vedere Garfield al lavoro. Devo andare ad abbeverare i cavalli. John... è il miglior bracciante che abbia mai visto. Così farà molto più in fretta. Sembra che possiamo riposarci, dottorino. Così pare. È ora di pranzo. Venite in casa con me. E non chiamarmi dottorino. Dottorino! Un momento. Adesso devo piantare il grano turco. Sta arando l'intera area settentrionale. Che buon panino! Ehi, ma non hai detto di aver messo la tua TV nella stalla? L'ho rimessa qui. Ora che Garfield fa tutti i lavori per noi, possiamo anche vederla insieme. Ora sta arando l'intera area meridionale. Sarà bellissimo. Mi sono perso tutti i miei programmi preferiti. E adesso sta arando l'area occidentale e quella orientale contemporaneamente. Dottor Whipple, fino a quando Garfield lavorerà così? Fino a che non sentirà un'altra trombetta come questa. Fatto questo, devo aggiungere del fango nel recinto dei maiali e poi li devo lavare con la spugna.
ma che cosa stanno facendo? Adoro le fattorie, viva l'agricoltura! Ma che diavolo dico? Io odio lavorare! No, devo fare altri lavori. John, l'allarme della tua macchina sta suonando. Sì, ogni tanto si accende da solo. Si fermerà tra un minuto o due. Devo raccogliere tutte le verdure e rimetterle nei loro recipienti. Tutte verdure? E chi sono io? Un coniglio! Molto meglio aggiustare il tetto della stanza. Ma che sto facendo? Dovrei essere più stupido di Odie per salire lassù ad aggiustare il tetto. Sono più stupido di Otto e anche più imbranato. È quel maledetto ipnotizzatore. È lui che mi ha fatto questo. Mi passi un altro panino, John? Ecco qui, dottorino. Grazie, e... beh, lo sai già. Certo, non devo chiamarti dottorino. E adesso, signore e signori, interrompiamo il programma per questa. Garfield! Hai il mio dispositivo di ipnotizzazione! Lui... Molto bene, ragazzi, dobbiamo fare esercizio. Fate quello che faccio io. Uno, due, uno, due, uno, due, uno, due. Ehi, chissà cos'altro c'è in filo. Oh, il mostro è scappato, si salvi chi può. Vediamo. Sono sicuro che lo danno proprio adesso. Ecco, trovato. Sul canale 99. È molto importante prendervi cura del vostro gatto. Assicuratevi che abbia tutto ciò che desidera. Coccolatelo. Dategli il cibo di cui ha bisogno. Fate in modo che dormi. Sapete, l'atmosfera qui nella fattoria comincia a piacermi. Ah, accendi la ventola, Odie. Sento un caldo terribile. Come on.